Buon pomeriggio, tra poco il nostro telegiornale, vi anticipo un po' gli argomenti che tratteremo. Partiamo oggi dal maltempo, perché secondo la Protezione Civile le previsioni del tempo per domani non sono per niente buone, infatti c'è un'allerta meteo addirittura di colore arancione con forti temporali e forte vento. E quindi nemmeno il tempo di verificare i danni dell'altro giorno, quando già siamo pronti ad un'altra sferzata di maltempo sulla nostra regione. Parleremo poi del Covid con gli ultimi dati disponibili riferiti sia a livello regionale che a livello locale. C'è attesa per la possibile riapertura delle scuole con lo stop della didattica a distanza, ma sembra dalle notizie che abbiamo che si va verso una proroga della sospensione appunto delle lezioni in aula sino al dopo le feste di Natale. Poi parleremo di queste due bambine, di queste due nascite, una opposta all'altra, con la tragica fine di Maddalena, la bambina arrivata all'ospedale di Nocera denutrita e poi morta, e invece quest'altra storia che invece abbiamo diffuso ieri da Pagani con questo travaglio record con poi la storia a lieto fine. Parleremo anche di cronaca, i carabinieri hanno arrestato un uomo che secondo appunto le indagini avrebbe ucciso nel marzo scorso una badante in provincia di Salerno. Inizialmente si era pensato che fosse morta per malore, fu trovata in una vasca da bagno, poi secondo le indagini sarebbe stato il figlio della donna che la badante moldava assisteva. E poi oggi è lunedì e c'è tanto calcio. Ci vediamo più tardi verso le 13.45 e poi subito dopo alle 14 con il telegiornale. A dopo.